Ciao Vergine, benvenuti alla vostra lettura di tarocchi per il mese di novembre. Qui con Mandala Tarot la stella. Ciao carissimi e carissime, come state? Vediamo quali sono gli spiriti guida degli animali totem che vi accompagnano questo mese. Energie alleati. Vi ricordo che sono letture generali, non personalizzate, prendete solo i messaggi con cui risuonate. Lettura valida per Sole, Luna, Ascendente e Venere in Vergine. E un oracolo. Vergine novembre. Vergine, la prima guida è l'aquila reale, ti dice Spirit has your back, vuol dire grande spirito ti guarda alle spalle, grande spirito ti protegge e guiderà i tuoi passi. Osserva anche che il 2 più 3 fa 5. L'energia del Papa negli arcani maggiori. Lo spirito dell'aquila, vedete, aquila reale, è uno degli animali sciamanici totem per eccellenza, insieme al lupo. Ed è molto importante, ti dona come la visione dall'alto, come se qualcosa che ha questo dono, questa panoramica, questa lungimiranza. Sarà il tuo alleato che guiderà i tuoi passi lungo il sentiero. Protezione. Poi abbiamo lo spirito della lucertola, altro animale magico che rigenera. Se gli staccano la coda, se la rigenera, se la ricrea. Ti dice: Dream the world into being. Sogna il mondo in cui vuoi essere. Perché ti chiede di sognarlo? Perché solo immagini, se lo sogni, lo puoi creare, lo puoi manifestare nella realtà con questa grande, con questo grande potere di manifestazione, proprio come fa la lucertola. E pensiamo anche al calore. Quando dico io vado a fare la lucertola, vuol dire che mi metto su una roccia e mi assorbo tutta quella vitamina C meravigliosa dei raggi solari. È come una grandissima ricettività anche. Quindi prendo l'energia dal sole e la riverso nei miei sogni, la riverso per manifestare nella realtà ciò che desidero. Wow, quindi protezione, capacità e 45. Watch your words, ti dice il pappagallo. Quindi stavolta mi è arrivato un messaggio diverso al solito. Sii originale, non hai bisogno di copiare nessuno, sii te stesso. Watch your words, in generale vuol dire attento a ciò che dici, attento alle tue parole, perché le parole feriscono più delle lame, ma in questo caso, in questa stesa, mi arriva, ti vuole dire di essere unico, di credere nella tua unicità. Tutti siamo delle magnifiche opere, diciamo, opere d'arte dell'universo, uniche e irripetibili. Non dobbiamo assomigliare a nessun altro, dobbiamo essere la versione più simile a noi stessi, a questa autenticità. Quindi non hai bisogno di fare come il pappagallo che ripete tutte le parole, ma io credo che ti chieda di trovare la tua voce unica e personale, Vergine. E infine, il 5 di coppe, che negli arcani rider è come qualcuno che piange per il latte versato, invece in questa particolare stesa di carte ti dice change your focus, quindi cambia il tuo punto di vista. Vedete, come se anche questi uccelli, gli uccelli messaggeri, stiano marcando una direzione. Quindi ti dice guarda in avanti, non alle tue spalle, non in alto, non per terra. Guarda verso il futuro e segui il tuo destino, segui il tuo cammino con fiducia. Sì, cambia la tua prospettiva. Quindi se è come potrebbe anche essere un segnale, cerca dei segnali che ti indichino la via o magari a volte
Basta anche la conversazione con qualcuno che ci cambia il modo di vedere le cose o di percepirle. Se fino adesso abbiamo visto quadrati, ora iniziamo a vedere cerchi, per esempio. Comunque sì, di puntare la tua attenzione in modo diverso da come hai sempre fatto, Vergine. Vediamo ora una panoramica sul lavoro, sull'economia, realizzazione personale, poi vediamo l'amore. Vergine, novembre, che messaggi? La ruota della fortuna. La grande sacerdotessa, l'imperatore e un fante di bastoni. Sotto il mazzo, cavaliere di bastoni. C'è molto fuoco in questa lettura, Vergine? Energia di Ariete, Leone, Sagittario. Chi è che viene con passione e irruenza verso di te? Che sia segno di fuoco o ascendente, potrebbe parlarci di una proposta, qua stavamo parlando in ambito lavorativo, che ti appassiona, che ti riempirà di gioia e di entusiasmo, perché questa è un'energia molto incalzante. Sì, novembre. Grandi cambiamenti in arrivo, la ruota della fortuna, le cose iniziano a girare. Quindi se ti è apparsa anche l'Aquila, ti dice non aver paura dei cambiamenti, lasciati fluire, segui il flusso ed il corso degli eventi, ma seguendo il consiglio della Sfinge, che sei tu a girare la ruota, perché se non scegli tu, se non hai le idee chiare, la vita ti porterà in un altro giro di karma. Quindi occhi bene aperti e anche le antennine, perché qua sei sulla soglia di un cambiamento molto grande. La papessa, avete due arcani maggiori, imperatore e grande sacerdotessa. Allora, quando è uscita la lucertola ti diceva sogna il mondo in cui vuoi essere. Io credo che la nostra papessa abbia già incubato a lungo il suo corso di studi, abbia studiato a lungo una nuova carriera o un nuovo piano o un progetto, e ora è il momento dell'azione, quindi non avere paura di passare all'azione, è richiesta questo mese, Vergine. Dallo studio alla sua realizzazione, potrebbe anche parlarci di un alleato, perché l'imperatore è come il quadrato che protegge il cerchio, sarebbe il nucleo familiare o anche un progetto. Se questa è la persona che ha le idee, questa è la persona che trova i fondi per realizzarla nella materia, quindi ottima. Potrebbe parlarci anche di un affiatamento in ambito lavorativo, di qualcuno che è appunto ricettivo, che è molto studioso, che mette le idee, e qualcuno che è quello che le realizza in fatti. Però abbiamo anche due volte questo, abbiamo il fante e il cavaliere di bastoni. Quindi mi parla in ogni caso di novità, di qualcosa di nuovo che nasce o che si deve sviluppare, un piano di crescita e di sviluppo in ambito lavorativo, ed è qualcosa che vi appassiona, perché due volte i bastoni, fuoco, o è qualcuno, come vi dicevo prima, che viene incontro a voi, che viene incontro alle vostre idee, ai vostri progetti, alla vostra voglia di fare. Io sento che c'è energia di alleato. Sì, fatevi valere, non perdiate la vostra unicità e autenticità delle vostre idee. E quando ti dice di change your focus, in questo istante ti dice forse di essere anche un po' flessibile, ascoltare anche le idee degli altri, ma senza perdere il tuo sentire e il tuo modo anche di fare le cose. Vergine, vediamo ora cosa ci dicono gli alleati sull'amore, gli arcani maggiori e minori. Una stesa breve, perché poi vediamo, come sapete, a metà mese la lettura approfondita sull'amore. Che messaggi per Vergine novembre? Wow, asso di coppe, ma che meraviglia, che inizio, 10 di oro e 5 di coppe, no, incredibile, quando esce la stessa carta, 5 di coppe.
Allora, le prime due carte sono meravigliose. L'asso di coppe. Se mi chiedi andrà bene in amore e ti esce l'asso di coppe, questo è un sì rotondo. Sì, parla proprio dell'amore in sé, amore puro, incondizionato, amore a se stesso, amore agli altri, amore alla vita, amore al proprio lavoro, a quello che si fa. Però in generale potrebbe essere anche un nuovo inizio, una nuova opportunità. Un nuovo amore per qualcuno di voi o un amore che rinasce da un punto zero, quindi numero uno, nuovo inizio, si parte. Vergine, qua abbiamo il 10 di oro, energia di terra, questa è la vostra energia, ma anche di toro, vergine, capricorno. E questo è il pack completo di serenità. Il 10 di oro parla di abbondanza, di benessere familiare, sociale, sentirsi bene, aver creato un intorno di abbondanza, di ricchezza, di prosperità in cui si è felici e si sta bene. Quindi potrebbe essere un nuovo inizio che porta a questa stabilità, questa prosperità delle relazioni. Sì, o per alcuni di voi che inizierà tra poco o che è già in atto o che è quello che avete sempre sognato. E allora perché abbiamo questo 5 di coppe? Di nuovo osservate qualcuna che piange, è come se lasciasse, se stesse svuotando in questo pozzo ciò che non è andato. Annegatele bene le vostre tristezze, i vostri errori del passato, le delusioni affettive, le ferite del cuore. Quando si rivolge a change your focus, parla per alcuni di voi di cambiamenti, di delusioni, di perdite. Sì, quindi forse per alcuni di voi qualche relazione non è andata come secondo le vostre aspettative. Magari la vostra famiglia non vi dà il supporto e l'aiuto di cui avete bisogno in questo momento. O magari vi siete pentiti di certe decisioni o scelte che avete fatto dal passato a oggi che causano infelicità. Quando le relazioni affettive non fluiscono nel modo in cui noi ci aspettiamo, è naturale sentirsi tristi, sentirsi delusi o feriti. Però non è salutare, diciamo, rimanere in questo status troppo a lungo. Ma anzi, sarebbe il caso di comunicare in modo assertivo queste emozioni con le persone che amiamo. Fatto sta che quando appare questa carta, ti dice proprio che ha raggiunto il momento di dare un cambiamento radicale e di cambiare il tuo punto di vista, il modo in cui stai osservando le cose, come se questo bicchiere fosse sempre non mezzo vuoto, ma vuoto. Quindi apprezza le persone che ti amano e che ti rendono felice, sono sicura che ci sono. C'è sempre qualcuno presente nella nostra vita. E fai proprio incetta di tutte le cose che ti portano gioia, perché tu sei responsabile della tua felicità. Questa è la chiave del focus. E comunque te l'ha detto che c'è un grande cambiamento in arrivo, Vergine. Sì, focalizzati su cose per cui in questo momento puoi sentirti grato e attrarrai più dello stesso, della stessa energia di vibrazione. E io credo che è questo quello che vogliono molti di voi o quello che già avete. Quindi se è solo un momento in cui non sentite questo supporto, ti dice di cambiare il vostro punto di vista. E di cercare di cambiare le cose a vostro favore. Però io vedo molta energia di stabilità, vedo il fuoco della passione, vedo l'acqua dei sentimenti, poi il 10 di oro è la vostra energia, è terra, non è un 6, un 5, è un 10 questo, è il massimo grado del suo palo dei pentacoli. Vergine, vediamo i cuori per chi è in coppia, relazioni, sposati, fidanzati, relazioni occulte, amanti, che messaggio. Vediamo per chi è single e
per chi attende ritorni di ex. Coppie, di nuovo incredibile, Gift Tanks ti dice: di già grazie per le benedizioni dell'amore che presto arriveranno sul tuo cammino. Sappi che meriti di avere tutto ciò che il tuo cuore desidera davvero. Ed è questo meraviglioso asso di coppe. Vergine, abbiate fiducia, è in arrivo, dite già grazie. Anche nelle coppie, se ti dice che è una benedizione d'amore, quindi per chi si è allontanato, per chi ha avuto discussioni, per chi pensa di non essere amato, ti dice che presto arriverà questa benedizione che cambierà tutto, specialmente il vostro punto di vista. Per chi è single, non ve lo vuol far sapere, only time will tell, vuole che resti una sorpresa. D'altronde novembre, il mese dello scorpione, è parla di occulto, di cose occulte, di misteri, così come la sacerdotessa e il lato oscuro della luna. Un cuore c'è, un cuore che brilla, ma vuol dire solo che solo il tempo lo dirà. Mystery. E per chi attende ritorni di ex, abbiamo una colomba che parla di pace, di calma, di perdono. Ti dice: allora, potresti non capire perché accadano certe cose nella tua vita, ma sappi che c'è sempre un proposito maggiore a tutti gli eventi. Dopo la tempesta, una benedizione arriverà presto, prestissimo. Io ci credo, c'è una ruota che gira, c'è un asso di coppe, c'è il Santo Graal qui, quindi abbiate fiducia. Carissimi amici e amiche della Vergine, vediamo che porta magica si apre per voi questo mese o che porta voi dovete aprire. Oh, ma che bella! Sembra la casetta di Frodo, anzi di Bilbo Baggins. Ti dice nomad, nomade. The nomadic wanderer lies deep inside, so take the leap now, don't crawl back and hide. Wow! Vi dice di fare i pellegrini, i nomadi, gli eroi, i ricercatori di avventure. Ti dice che lo spirito del pellegrino giace ora dentro di te, vuol venire fuori. Quindi dai questo salto di fiducia ora e non tornare qui dentro a nasconderti nella caverna. Tempo di uscire allo scoperto, Vergine, con le tue emozioni, di esplorare il mondo e di darti questo salto nel vuoto. Sì, c'è una sorpresa, c'è un alone di mistero. E prima di vedere qual è il vostro ultimo oracolo, vi ricordo che se vi sta piacendo la lettura, Vergine, regalatemi un like, commentate, iscrivetevi al canale, condividete i video nei social, così aiutate a farlo crescere e a ampliare questa famiglia stellare, ma soprattutto commentate perché sono curiosissima di sapere come queste energie si riflettono ora nelle vostre vite. Vediamo l'ultimo oracolo, novembre, Vergine, per chiudere in bellezza e poesia. Che messaggio per voi. Che bella, Pure Nature, numero 7, numero 7, parla, vuol dire pura natura, allo puro stato naturale, parla di grazia, parla di sbocciare, parla di gioventù, di giovinezza, di sentirsi giovane, di freschezza, di entusiasmo. Osservate questa rosa meravigliosa, la rosa parla proprio dell'amore puro e incondizionato. Sbocciano le rose. Questa giovane protagonista della carta sta fiorendo, sta sbocciando, sta diventando una donna. Ama il suo corpo ed è consapevole della sua bellezza unica, della sua unicità. Quindi ti suggerisce di fare come questa adolescente. Onora la bellezza che la natura ti ha dato. Osserva la morbidezza, la grazia e
Il segreto della giovinezza, dell'eterna giovinezza nel tuo cuore. Perché non è, mi è venuta in mente una frase anche di Gabriel García Márquez che diceva: allora, gli uomini non smettono di innamorarsi perché invecchiano, ma invecchiano perché smettono di innamorarsi. Cosa vuol dire? Appunto, di smettere di innamorarsi della bellezza della vita, di essere capaci di vedere la bellezza in tutte le cose, anche da piccoli. Già alla scuola ci vogliono lezioni di bellezza per saperla riconoscere, perché è quello che ci rende la vita migliore, saper apprezzare un fiore che sboccia, l'odore della pioggia, i raggi di sole dopo una settimana di maltempo. Insomma, sono questa grazia e questa bellezza che ci danno la gioventù eterna nel cuore, questo evergreen. Questa rosa simbolizza rispetto, onore, ideali che devono essere riconosciuti in noi stessi, e così possiamo anche condividere questa meravigliosa natura e bellezza con gli altri. Autenticità. Sboccia, vergine, come le rose. Questo novembre sarà speciale. Pure nature, allo stato più puro e naturale. Wow! Ma che bello, vergine! Spero che abbiate risuonato con i messaggi di questa lettura. Carissimi e carissimi, io vi mando un bacione gigante e anche oggi qui da Mandala Tarot la stella è tutto. Noi ci rivediamo verso metà mese con le letture approfondite, delle letture tarocchi dell'amore, oracoli, canalizzazioni e tante sorprese. Ciao!